Il compressore è un macchinario che innalza la pressione di un gas, nel nostro caso dell'aria atmosferica, mediante l'impiego di energia meccanica. In particolare, un classico compressore da garage è formato da una bombola di metallo per gas ad alta pressione e da un motore composto generalmente da un pistone mosso da un motore elettrico che, mediante l'utilizzo di due valvole di non ritorno, spinge forzatamente l'aria all'interno della bombola innalzandone la pressione. A tutto questo ovviamente viene aggiunto un piccolo filtro per l'aria in ingresso, un dispositivo che si occupa di alimentare il motore e di spegnerlo una volta raggiunta la pressione massima, uno o più manometri per tenere sotto controllo sia la pressione interna sia la pressione di uscita e ovviamente uno o più connettori ai quali andremo a collegare gli attrezzi di cui avremo bisogno. In fase di acquisto il primo componente da tenere in considerazione è ovviamente la bombola e la sua dimensione. Nei modelli più economici, e mi riferisco in particolare ai classici compressori di emergenza a 12V, questo componente è totalmente assente, per cui tutta l'aria che noi avremo a disposizione sarà esclusivamente quella in uscita dal motore. Le bombole possono avere diverse dimensioni, nei modelli più compatti sono generalmente da 6 litri, mentre nei grossi compressori per usi industriali possono arrivare anche a centinaia di litri. I compressori più piccoli con bombola da 6 litri sono l'ideale per chi ha problemi di spazio o per chi deve tenere il compressore a casa. Permettono di ripristinare la corretta pressione delle gomme senza necessità di ricarica, a patto ovviamente che le gomme non siano molto sgonfie, e di soffiare via polvere sporco, ma la ridotta capacità ovviamente non li rende adatti per utilizzi più impegnativi. Un compressore da 25 litri generalmente è la scelta ideale per chi ha un garage. La dimensione è abbastanza compatto per metterlo in un angolo senza che dia fastidio e la riserva d'aria permette di lavorare tranquillamente senza stare continuamente a ricaricarlo. I compressori da 50 litri e oltre generalmente vengono scelti da coloro che hanno necessità di utilizzare strumenti particolari come per esempio gli aerografi per verniciare o le pistole pneumatiche che richiedono un enorme quantitativo d'aria a pressione costante. Il motore è ovviamente quel componente che si occupa di comprimere l'aria all'interno della bombola. Un motore molto potente, oltre a caricare la bombola in un tempo inferiore, ci permetterà anche di avere una portata d'aria maggiore quando la bombola sarà completamente vuota e noi utilizzeremo l'aria direttamente in uscita dal motore. Un motore più piccolo ovviamente assorbirà meno corrente e probabilmente sarà più silenzioso, ma la portata d'aria che potrà fornire sarà notevolmente inferiore. Il classico motore dei compressori ha una rumorosità superiore a 95 decibel, vale a dire è veramente rumoroso. Questo di solito non è un problema quando si ha una bombola molto capiente che ci permette di lavorare a lungo senza far partire continuamente il motore, e sia quando abbiamo un garage dove lasciare il compressore a caricarci mentre noi ci allontaniamo per non restare assordati. Ma in molti casi il rumore può essere un problema. Proprio per questo in commercio esistono compressori da 80, 70 o anche meno decibel. La rumorosità del motore è una scelta ovviamente che dipende dalle vostre esigenze e soprattutto da quanto vorrete spendere, perché ovviamente un motore più silenzioso avrà un costo notevolmente superiore ad un motore più rumoroso. In fase di acquisto, per rendervi ben conto di quanto sarà rumoroso il compressore che vorrete acquistare, io vi consiglio di recarvi in grosse catene per il fai da te, come per esempio Leroy Merlin, dove i compressori normalmente vengono lasciati attaccati alla corrente in modo che i clienti possano accenderli per rendersi ben conto di quanto siano rumorosi. Per quanto riguarda gli altri componenti del compressore, gli unici che meritano una menzione sono il riduttore di pressione, essenziale quando abbiamo bisogno di un'uscita a una pressione inferiore a quella interna della bombola, come per esempio quando ci troviamo a soffiare la polvere dall'interno di un computer dove una pressione troppo elevata potrebbe far saltare qualche piccolo componente, e ovviamente l'uscita dell'aria, che generalmente è soltanto una, ma che in alcuni casi potrebbero essere due, permettendo a più persone di lavorare contemporaneamente con lo stesso compressore. Un'ultima distinzione tra i compressori che probabilmente potrete trovare in un negozio sono quelli lubrificati ad olio e quelli a secco. I compressori a secco, oltre a non avere bisogno di manutenzione, non rischiano né di avere fuoriuscite d'olio in caso di ribaltamento né di avere tracce d'olio all'interno dell'aria compressa. Di contro, il Teflon che viene utilizzato per lubrificare le parti interne col tempo può andare a consumarsi. Per questo un compressore ad olio è generalmente ritenuto più affidabile nel lungo periodo. Dal mio punto di vista però, per un utilizzo amatoriale un compressore a secco è migliore di un compressore ad olio,
per i punti positivi che ho detto prima e soprattutto per il fatto che con un utilizzo normale difficilmente potremmo arrivare a vedere una vera usura dei componenti in Teflon.